Siamo con l'azienda Vinicola Scolaris. Raffaele, cosa avete portato di buono oggi? Oggi portiamo in degustazione per la serata, abbiamo un Pinot Grigio Doc Coglio 2016, quindi l'ultima annata, particolarmente buona, diciamo. E poi abbiamo una ribolla spumante rosé, che quindi nasce dallo schioppettino, un vino molto particolare, diciamo. Quindi abbiamo puntato su un pino grigio, quindi il vino diciamo dell'anno, un'ottima annata, e uno spumante particolare che diciamo ci sta, diciamo. Spumanti che stanno andando tantissimo in questi anni, quindi bisogna rivolgersi anche a quella tipologia di prodotto lì. Certo. Da quanti anni viene prodotto lo spumantità? Questo qui, allora, questa è una ribolla particolare, rosé, siamo fuori da qualche anno, diciamo 5 anni, è un prodotto relativamente nuovo. Però è già conosciuto, possiamo dire, perché se ne sente parlare. Sì, è un vino particolare, quindi sì, ci viene riconosciuto, suscita curiosità, questo è sicuramente. Ed è un vino molto interessante. Gradazione alcolica? Siamo sui 13 con la ribolla rosé, con lo spumante, quindi un vino comunque strutturato, ed aperitivo ma anche e soprattutto da pasto. E il Pinot Grigio siamo sui 14 gradi. Scolaris è abbinato al ristorante La Colombina. Cosa hai preparato di buono per questa sera? Noi abbiamo portato dei piccoli hamburger di Chianina. Di Chianina, niente poco di meno che. Arrivano dalla Toscana, da Scandicci. E sono stati anche ben graditi. Immagino. Quali altre pietanze preparate? Allora, noi siamo conosciuti per tutta la carne di Chianina, quindi la fiorentina in primis e tutto quello che ci va dietro. Però, insomma, siamo conosciuti anche per la pasta fatta in casa, sia ripiena che lunga che corta. Tutto quanto preparato da noi, pasta e pane, tutto quanto.